Buongiorno, ben trovati con le breaking news del mattino. Appello del governatore della regione Toscana Giani a vaccinarsi contro l'influenza e il Covid, in particolare per i soggetti più fragili. E questa iniziativa torna a preoccupare la recrudescenza del virus che si manifesta adesso in una forma più subdola. Intanto una Marrakech che si è subito organizzata per accogliere i turisti, così Barbara Messini Montevarchini spiega su Facebook la situazione nel Marocco colpito da un violentissimo terremoto. L'imprenditrice valdarnese ha postato sulle proprie pagine social alcuni video che dimostrano tuttavia anche i forti danni che la scossa di sabato notte ha provocato nelle parti antiche della città. Gli aretini in Marocco stanno tutti bene. Gubbio ha vinto l'edizione settembrina del Palio della Balestra dopo 4 edizioni consecutive. I balestrieri umbri hanno interrotto la serie utile dei biturgensi che erano sempre riusciti a vincere sia in piazza Torre di Berta che a Gubbio. Nelle prossime, quindi nelle edizioni di oggi, nei nostri TG, vi faremo vedere anche i riflessi filmati di questa manifestazione. Tutto che il breaking, appuntamento alle prossime edizioni.